Mai più. Da posto. Mi faccio la stessa domanda che ho fatto a Casale. È un punto guadagnato o sono due persi? Ma comincio io. Secondo me oggi assolutamente due persi, perché abbiamo fatto secondo me una grandissima partita. Se no a 90 minuti penso 80 nella loro metà campo ed è mancato solo il gol. Oggi più che alla squadra non gli si può dire nulla, abbiamo dato tutti il massimo e purtroppo è mancato il gol che abbiamo anche fatto, cioè che si sono fatti, hanno fatto 8 gol, il regolamento io adesso sinceramente dovrei andare a rivederlo, però non sta né in cielo né in terra che un giocatore Zanetti che sta a un metro e mezzo dall'avversario può influire a fare qualcosa, quello è gol regolare, eravamo 1-0 dopo 5 minuti. Beh, come ha detto il mio compagno Fabio, sono due punti persi, perché comunque abbiamo fatto la partita, abbiamo creato molte occasioni da gol, però non è andata dentro. È un periodo un po' così, che non riusciamo a buttarla dentro. I due punti nelle ultime tre partite, comunque su... Bell'aria a parte, Casale una buonissima partita, oggi comunque un punto in più, adesso domenica c'è un'altra partita insidiosa con la Pro Patria che oggi ne ha dati 5 al non so chi fuori casa, comunque 5-1. Sant'Arcangelo. Sì. È importante appunto riuscire a sbloccare le punte che sono un po'. Quando il gol manca comunque psicologicamente sia per le punte sia per chi poi deve passare il pallone non è mai facile. Andiamo a gusto con l'intenzione di vincere. Di vincere assolutamente, come nostra mentalità, la mentalità che c'è che il mister ogni settimana, ogni allenamento ci mette dentro, giocarcela con tutti, anche perché ormai penso che le abbiamo viste tutte le squadre e di ammazza campionato, sinceramente non ce ne sono, certo c'è sto Savona che continua a vincere. Però noi dobbiamo pensare a noi e andare a gusto e riprenderci quello che abbiamo perso a Bellaria, secondo me, e oggi sì, assolutamente. Luca, sulla tua posizione in campo, oggi finalmente hai avuto una mezz'oretta di tempo per farti un pochettino vedere, perché finora si era visto ben poco. Si è spostato un po' Cavalli, tu hai preso un po' la zona centrale, proprio dalla metà campo. Sì, io sono a disposizione sempre del mister, che mette in campo dove vuole lui. Io cerco di dare sempre il massimo, e sì, oggi ho giocato dietro Brighe, un po' più avanti di Lele e Ciano, è andata abbastanza bene. La tua posizione ideale qual è? In campo? Io sono un centrocampista centrale, giocare sulla fascia è un po' più difficile, però io cerco sempre di dare il massimo, come ho detto prima. Sono sempre a disposizione della squadra. La cosa strana è che anche oggi 11 calcio d'angoli e non si riesce mai, anche a Casale stesso, a concretizzare. Insomma, un problema di movimenti, o forse non abbiamo saltato comunque Breghenti e Bergamini, si sono sempre fatti vedere. No, beh, non penso sia un problema di movimenti, anche perché proviamo sia corner che punizioni durante la settimana. Manca magari quella cattiveria, possiamo dire, l'unica cosa che posso dire è quello, manca magari un po' di cattiveria sotto porta e niente, continuiamo su sta strada, secondo me oggi, ripeto, abbiamo fatto un'ottima gara, sono abbastanza soddisfatto della prova di tutti, sono contento che non abbiamo preso gol finalmente e niente. Posso, grazie. Grazie a voi, grazie.